Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, la preparazione delle letture domenicali di questa 20ª domenica del tempo ordinario, dove continuiamo appunto il discorso al capitolo 6, il discorso del pane di vita a Cafarno che abbiamo visto già nelle altre domeniche. E Gesù, ecco, va sempre più in profondità e nel Vangelo secondo Giovanni spesso usa il nome di Dio, Io Sono, è il nome con cui Dio si rivela a Mosè nel rovetto ardente quando sta pascolando il gregge di Jetro suo suocero, Io Sono. E poi aggiunge una rivelazione, esempio: io sono il buon pastore, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, e via via. Ebbene, oggi dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ecco, Gesù prende il posto della manna. Quella manna, quel cibo che Dio donava agli ebrei durante l'Esodo, quel cibo molto leggero, friabile, che durava però soltanto un giorno. Ogni giorno bisognava scendere nel deserto per poterlo raccogliere. Ebbene, Gesù è quel pane vivo disceso dal cielo. Gesù sta parlando chiaramente dell'Eucaristia. Nell'Evangelista Giovanni non c'è il racconto dell'ultima cena, ma questo capitolo sesto, che ci tiene compagnia da diverse domeniche, è proprio cosiddetto capitolo discorso eucaristico, perché Gesù parla appunto dell'Eucaristia. E dunque Gesù, Eucaristia, è il pane vivo, il pane vivente che dà la vita. E se uno mangia dell'Eucaristia, vivrà in eterno. E quindi possiamo dire che l'Eucaristia è come un pezzettino di vita eterna che io metto nella mia vita. E chiaramente i giudei, quando sentono parlare
di carne, per la vita del mondo, rimangono a un piano materiale, non riescono ad andare a un piano spirituale con cui Gesù parla. Ricordiamo che il cannibalismo fu una delle accuse con cui Nerone appunto perseguitava i cristiani, perché qualcuno aveva sentito una santa messa e diceva: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Diceva: allora i cristiani sono dei cannibali, si mangiano gli uni con gli altri. Ebbene, anche noi dobbiamo andare sul piano spirituale. Gesù, Eucaristia, è fonte di vita senza fine. E davanti appunto a questa domanda, come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù parla di necessità. In verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita, perché io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E questa è una grande promessa. Abbiamo visto qualche giorno fa, ecco, Maria, segno di speranza. Ebbene, ogni nostra celebrazione, ogni Eucaristia è proprio segno di speranza, di annuncio di risurrezione. Noi non siamo fatti per la morte, ma per la vita senza fine. E questo è il pane di seggiola al cielo. Gesù fa il parallelo con la manna, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Sì, perché gli ebrei dopo 40 anni pian piano si invecchiarono e morirono. E chi mangia questo pane, e Gesù sta parlando dell'Eucaristia, vivrà in eterno, anche se muore chiaramente. Ecco, ci sono le due morti, la morte naturale del nostro corpo e la morte spirituale. Ebbene, l'Eucaristia è questo farmaco di immortalità. Ecco, Papa Francesco parla spesso appunto di farmaco, perché dice l'Eucaristia non è un premio per i bravi, ovvero io mi sono comportato bene, ho pregato, ho fatto la carità, sono andato a messa ogni domenica, mi sono ricordato dei poveri, dunque mi spetta sedermi alla tavola, è un mio diritto prendere l'Eucaristia. No, dice Papa Francesco, l'Eucaristia è pane spezzato per i poveri, è medicina per i malati. Ecco, l'assemblea domenicale è proprio questa assemblea di malati. Gesù stesso ha detto: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. E dunque chi va a messa non è più bravo degli altri, ma sente questa esigenza appunto di essere salvato, di essere guarito. E in questa settimana ricordiamo San Bernardo di Chiaravalle. Lui è nato attorno al 1050 e ebbe un grosso trauma nella morte della madre, per cui era molto attaccato. E ora pian piano, in una ricerca così, giunse alla decisione di farsi monaco, e attraverso un po' i monaci di Cluny, e poi a un certo punto il priore lo mandò in Italia a fondare il monastero di Chiaravalle, dove per ben 40 anni una presenza molto importante, soprattutto per gli scritti, per la preghiera, per i commentari. Interessante che Dante lo mette negli ultimi canti del Paradiso come guida, e quel canto bellissimo dove dice madre del tuo figlio. È molto bello questo. Ecco, San Bernardo ci ricorda innanzitutto l'amore verso Maria. È Maria che non fa miracoli, ma ci conduce al Signore. San Bernardo ci ricorda l'importanza della vita comunitaria. Ecco, Chiaravalle era un luogo di incontro, luogo di lavoro, luogo di preghiera, luogo di spiritualità. Ecco com'è importante vivere anche questi giorni di festa insieme, e insieme con i fratelli, e pregare insieme. Com'è importante pregare così anche nelle famiglie insieme. Diceva Don Oreste, il mio sogno è questo, che un figlio possa venire a casa, arrivare a casa e dice: dov'è la mamma? Dov'è il babbo? Stanno pregando insieme. Un papà e una mamma che pregano insieme diventano una forza grandissima per la famiglia. Innanzitutto per il loro amore, chi prega, la famiglia che prega insieme rimane unita, dice Papa Francesco. E poi per l'educazione, un papà e una mamma che pregano insieme hanno una voce molto più autorevole nei confronti dei figli. Ecco, preghiamo per l'intercessione di San Bernardo, perché possiamo vivere l'Eucaristia
come un giorno di festa, la domenica, della famiglia, dove non solo andare a messa insieme, non solo ricevere l'Eucaristia insieme, ma ricordarsi dei più piccoli, dei più poveri, delle persone più sole. Pensate, ad esempio, in questa domenica quante persone sono più sole e attendono magari una visita, una telefonata, un piccolo invito. Ecco, San Bernardo possa intercedere per le nostre famiglie, perché possano essere famiglie attente e l'Eucaristia possa essere un farmaco per i poveri, un farmaco di immortalità e di forza nelle difficoltà. Buona settimana e ancora buone vacanze a tutti. Grazie.